La cittadella dell'innovazione sostenibile è una grande opportunità per Brescia, ma per il sistema produttivo bresciano. Noi dobbiamo creare le condizioni, mai come in questo momento, di fare rete e sistema e fare interloquire mondi che in passato non parlavano fra di loro e invece mettere a sistema quelle che sono le conoscenze creerà le condizioni perché Brescia possa uscire dal guscio nel quale è stata fino ad oggi. Noi dobbiamo rappresentare il meglio di Brescia e dei bresciani. I bresciani come imprenditori nella loro genialità, nella loro creazione di valore e far sì che i sistemi produttivi possano beneficiare anche delle risorse di carattere economico che oggi vengono stanziate a livello nazionale. Sarebbe un'occasione persa per la nostra provincia se non riuscissimo a cercare di concretizzare in progetti innovativi e soprattutto di visione strategica ciò che noi potremmo ottenere non solo nell'utilizzo delle risorse economiche, ma per guidare i processi produttivi dei prossimi anni. La sostenibilità sicuramente sarà centrale, ma come in tutti i processi di carattere economico, la sostenibilità deve essere graduale, quindi noi dobbiamo accompagnare le nostre imprese. Tutto ciò che verrà imposto in termini di velocizzazione estrema rischia di generare solo delle distonie e delle perdite di posti di lavoro o di valore economico stesso prodotto all'interno del nostro territorio. L'agricoltura, l'agroalimentare, questa partita la vuole giocare fino in fondo, nell'utilizzo del processo dei dati, nel creare le condizioni per le quali dalla digitalizzazione all'agricoltura di precisione, allo sviluppo delle energie rinnovabili, partendo da un presupposto che le stesse energie rinnovabili non saranno sufficienti sui fabbisogni produttivi di tutte le realtà che insistono all'interno della nostra provincia. E allora la ricerca diventa fondamentale. Una ricerca applicata, il parlare con le università, il parlare con i centri di ricerca diventerà di grandissima importanza. Noi, insieme a tutto il mondo produttivo, ci vogliamo essere per costruire quel percorso che guardi all'interesse anche delle future generazioni. Uscire da una logica per la quale si ragiona solo per il giorno dopo e già immaginarci un processo che invece guardi ai prossimi decenni. Noi riteniamo che sotto questo punto di vista Brescia può rappresentare ancora una volta una grande opportunità in termini di riflessione, ma in termini di concretezza, perché è quello che ci ha sempre caratterizzato nel nostro modo di fare impresa. Lo faremo insieme. Noi ci saremo e saremo sicuri che tutti gli altri settori produttivi ragioneranno e si confronteranno con noi per creare quelle condizioni di sviluppo sostenibile, ma di sviluppo che crei valore economico per tutte le attività produttive.